Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Faccio questo video più o meno a un paio di giorni di distanza da quando il Presidente del Consiglio ci ha ufficialmente comunicato che l'Italia è zona rossa. Siamo in piena emergenza sanitaria e quindi il governo si è visto costretto ad adottare delle misure restrittive per cercare di contenere il contagio di questo nuovo virus Covid-19. Tutto questo per cercare di evitare che il sistema sanitario vada in tilt. Il problema sono i posti nelle terapie intensive, perché si è visto che chi si ammala di questo virus purtroppo molto spesso ha bisogno della terapia intensiva. I posti rischiano di non essere disponibili per tutti perché già sono abbastanza in saturazione e quindi poi qualcuno resta fuori e qualcuno non viene curato, perché non dimentichiamoci che nelle terapie intensive ci sono anche i giovani, non soltanto quelli che si ammalano del virus, ma magari quelli che hanno un incidente stradale, quelli che hanno un problema cardiaco, quelli che devono fare un intervento importante, salvavita. Quindi, insomma, non dimentichiamo che la terapia intensiva serve anche per altre cose. Se i posti sono tutti pieni, poi davvero diventa un problema. E quindi, per cercare di salvare questo sistema sanitario, di dare a tutti le stesse possibilità di cura, serve qualche misura di contenimento del contagio, perché altrimenti rischia di andare in tilt tutto quanto. Anche perché non sono immuni nemmeno i medici, quindi se si ammalano poi anche i medici, gli infermieri e il personale sanitario, non c'è più nessuno disponibile a curare. Quindi, insomma, secondo me la situazione non è comunque da sottovalutare. Io però con questo video non voglio entrare nel merito della questione perché non ho le competenze politiche, non ho le competenze sanitarie, scientifiche, quindi lascio che questi discorsi vengano fatti dagli addetti ai lavori, chi ne sa più di me e chi ha comunque tutte le competenze del caso. Io in questo video voglio semplicemente, come faccio sempre, stare 10 minuti in vostra compagnia e condividere con voi alcune attività che si possono fare restando a casa, perché una cosa l'abbiamo capita, una cosa ci è stata chiesta chiaramente, di restare a casa, perché questo è l'unico modo per contenere il contagio. Quindi il governo ci chiede di essere dei cittadini responsabili e altruisti, quindi non pensare sempre solo ed esclusivamente a noi stessi, ma pensare anche alle persone che abbiamo vicino, che amiamo e che magari sono più fragili di noi e che potrebbero aver bisogno di cure. Quindi il governo ci chiede questo: restate a casa il più possibile, limitate le uscite se non è strettamente necessario e cercate di essere altruisti. Tutti quanti dobbiamo cambiare un pochino le nostre abitudini quotidiane e dobbiamo metterci in un'ottica di altruismo. E questo forse è un po' il problema principale, perché nella società odierna c'è molto individualismo, ci sono molte persone che pensano solo a loro stesse e adesso è arrivato il momento di cambiare, di pensare un pochino anche agli altri. Quindi, che ci piaccia o no, e noi dobbiamo restare a casa, perché queste sono le cose che ci sono state chieste. Quindi, da buoni cittadini responsabili che rispettano le regole, dobbiamo metterci nella condizione comunque di passare queste settimane a casa, perché si tratta comunque di qualche settimana, potrebbe volerci anche un po' di più, ma comunque, insomma, questo è quello che ci aspetta nel nostro prossimo futuro. E io faccio questo video perché sono un'esperta della vita a casa. Io lavoro da casa, lo sapete se mi seguite da un po' di tempo e se non mi avete mai vista ve lo dico adesso. Comunque, come persona che lavora da casa e che passa tantissimo tempo a casa, credo di poter dire la mia su come affrontare questa quarantena, perché poi di fatto siamo tutti un po' in quarantena. Ci sono delle persone che non possono andare a lavorare in questo momento perché l'attività che svolgono fa parte di tutte quelle attività che sono state chiuse, quindi magari una palestra, un teatro, un cinema, comunque tutte quelle attività che sono chiuse per tutto il giorno e ovviamente le persone che svolgono quel tipo di lavoro non stanno andando a lavorare. E allora io ho pensato di condividere con voi una serie di attività che si possono svolgere stando a casa, sia che voi siate da soli, sia che ci sia con voi qualcuno.
ovviamente non sono dei consigli, è semplicemente una condivisione di cose che mi sono venute in mente che si possono fare stando a casa. Però consentitemi prima di fare una piccola premessa importante. Ci sono un sacco di persone che spesso si lamentano del fatto che la loro attività lavorativa impegna tanto tempo, si lamentano che non hanno la possibilità di restare un pochino a casa, non hanno la possibilità di passare del tempo con la loro famiglia. Adesso abbiamo questa possibilità, dobbiamo cercare di cogliere quel poco di positivo che c'è in tutta questa situazione, perché io vedo poco di positivo in un'epidemia. In un sistema sanitario che purtroppo non ha le possibilità di curare tutti, in persone che sono decedute o che comunque in questo momento sono ammalate, stanno lottando per sconfiggere questo virus, io non ci vedo nulla di positivo. Però bisogna cercare comunque di cogliere qualcosa di positivo anche nel negativo, perché altrimenti non ne usciamo proprio a livello mentale. Una cosa sicuramente positiva per chi ha una famiglia, quindi una moglie, un marito, dei figli, dei genitori e magari vive ancora in casa con loro, è il fatto di poter stare un pochino di tempo con i propri affetti. Adesso magari ci può essere questa possibilità, che sicuramente non è da sottovalutare. Certo, poi ci sono anche delle realtà diverse, ci sono persone che vivono da sole, che hanno la famiglia lontana, che magari adesso non possono raggiungere perché gli spostamenti adesso non sono consentiti se non per ragioni serie, gravi e comunque irrinunciabili, e quindi magari in queste persone nasce un sentimento diverso di rabbia, di nostalgia, di solitudine, quindi sicuramente c'è chi lo vive in un modo, c'è chi lo vive in un altro. Però io adesso voglio condividere con voi delle attività che è possibile fare, alcune se siete da soli e alcune magari se siete invece in famiglia. La prima che vi consiglio è guardare dei video su YouTube, che può sembrare banale, ma se siete qui su YouTube e state guardando questo video, significa che voi utilizzate questa piattaforma. E quante volte vi è capitato di dire: mi interessa questo video, però adesso non ho il tempo di guardarlo, lo guarderò in un secondo momento? Sicuramente vi è già capitato qualche volta. Adesso avete la possibilità di guardare tutti quei video che vi interessano e che per una ragione o per un'altra avete accantonato. Quindi potete dare spazio anche a YouTube. Se siete come me dei creatori di contenuto, quindi degli YouTuber, anche se io sono una YouTuber minuscola, però comunque mi definisco tale perché creo contenuti che carico su YouTube, quindi c'è un lavoro dietro. Quindi se siete come me degli YouTuber, potete approfittarne per fare video, per magari portarvi un po' avanti con la vostra lista di idee che per un motivo, magari lavorativo, per un motivo di altro genere è rimasta un pochino indietro. Ma sono sicura che se siete degli YouTuber sapete anche come passare il tempo, perché noi abbiamo sempre qualche idea, qualche video da girare. Diciamo che questo è un video rivolto soprattutto a chi magari non ha il canale YouTube e quindi davvero si ritrova spaesato perché tutte le sue abitudini quotidiane sono state ribaltate. Un'altra cosa che secondo me si può fare a casa e che davvero è bellissima e nutre la mente è leggere libri. Leggere libri di qualsiasi genere, quindi non necessariamente complicati, anche libri divertenti, anche fumetti eventualmente. Potete leggere quello che volete, però leggere è un'ottima idea perché fa bene allo spirito, fa bene alla mente. E vi fa passare il tempo, perché quando leggete qualcosa che vi piace, il tempo vola, quindi voi non ve ne accorgerete nemmeno e magari è già passata un'ora, sono già passate 2 ore, perché comunque è così che funziona. Quando siete immersi nella lettura di qualcosa che vi coinvolge, il tempo passa veloce. Un'altra cosa bellissima è avere finalmente il tempo di guardare le serie TV e i film che da tempo volevate vedere e che non siete ancora riusciti a guardare. A me succede spesso, io nella mia lista, diciamo, di Netflix ho un sacco di film, di serie TV messe lì che devo vedere, poi magari non ho il tempo di farlo. Adesso potrebbe essere l'occasione per farlo. Se non avete Netflix, ci sono anche un sacco di possibilità gratuite, ad esempio Rai Replay, che è gratuita, dovete solo registrarvi, ma è una cosa gratuita. Mediaset Play, e lì potete trovare anche dei film, anche delle serie TV, quindi può essere un'idea, un'alternativa gratuita.
Oppure, se volete, c'è anche Amazon Video che adesso vi dà la possibilità di fare la prova di 30 giorni gratuita. Quindi anche lì potete trovare dei film e delle serie TV. Vi lascio giù in info box il link per iscrivervi gratuitamente qualora vogliate provare i 30 giorni. Poi dopo 30 giorni potete anche decidere di non abbonarvi. Però intanto per un mese, che è giusto il mese che ci è stato chiesto dal governo, il mese diciamo di quarantena, potete avere gratuitamente la possibilità appunto di guardare video e serie TV su Amazon. Quindi io ve la lascio giù sperando che possa essere un'idea per farvi passare un pochino il tempo. Poi ci sono tutte le altre possibilità a pagamento, Sky, TeamVision, Chili, insomma ce ne sono tante. Comunque questa sicuramente può essere un'idea. Un'altra idea, e qui si può fare con i figli, con i genitori, con la famiglia, sono i giochi da tavola. Io quando ero ragazzina li facevo, ne facevo tantissimi e devo dire che anche in età adulta ne ho fatto un pochino con il mio compagno, magari alla sera, qualche volta quando non c'era niente in televisione, facevamo qualche gioco da tavola. Adesso poi con internet e il computer ci siamo magari messi a fare delle altre cose, poi adesso c'è Netflix, quindi insomma qualcosa da vedere in televisione c'è sempre. Però il gioco da tavola è una cosa veramente bellissima perché vi fa divertire, vi fa stare insieme, vi fa fare magari qualche battuta con la famiglia, insomma è un bel passatempo, quindi io vi invito a rispolverare un pochino i vecchi giochi da tavola e provare a farli con la vostra famiglia. Se non vi piacciono i giochi da tavola, ci sono anche le partite a carte che si possono fare, quindi sicuramente un modo per stare insieme. Un'altra cosa che si può fare, che secondo me è divertente, sono le attività manuali. Se avete dei figli potete provare a fare qualcosa con il DAS. Sono dei lavoretti divertenti che comunque coinvolgono sempre genitori e figli e che fanno anche sviluppare un po' la manualità, quindi sono anche, diciamo, educativi e didattici in un certo senso. Quindi per i bambini sono perfetti. Però vanno benissimo anche se siete adulti, perché io comunque con il DAS ho fatto degli orecchini, ho fatto delle collane, quindi anche io ogni tanto faccio qualcosa. Poi, se vi piace, potete provare a fare l'uncinetto, la maglia. Ci sono milioni e milioni di video tutorial su YouTube che vi insegnano come fare la maglia e come fare l'uncinetto. Può essere una bella idea. Oppure potete disegnare, potete colorare. Ci sono dei libri da colorare per adulti. Poi magari faccio un video anche su questo. È davvero un'attività rilassante, divertente, quindi davvero potete fare un sacco di cose manuali. Potete provare una nuova ricetta di cucina, magari una cosa che volevate provare da tempo, siete a casa, avete gli ingredienti, potete provare a realizzarla. Quindi sicuramente le attività manuali possono essere tantissime e possono incontrare un po' i gusti di tutti, perché davvero si possono fare tante cose. Un'altra cosa che io di solito faccio d'estate quando sono in vacanza, ma perché no, si può fare anche adesso, anche se non siete in vacanza, è il cruciverba. Il cruciverba è veramente divertente, secondo me. Intanto allena la mente, tiene in moto un pochino i neuroni, che sono cellule che è sempre bene tenere attive, perché per chi non lo sapesse, il neurone è l'unica cellula del corpo che una volta morta non si rigenera. Quindi è bene se la teniamo viva, se la teniamo accesa. Quindi il cruciverba è una cosa divertente, potete farlo sia da soli, sia magari con il vostro compagno, vostra moglie, vostro marito, con i vostri figli, perché una persona legge le definizioni, poi gli altri rispondono, può diventare anche una cosa carina da fare insieme. Io ho citato la vacanza, ho detto che è una cosa che faccio in vacanza proprio perché rilassa, quindi può essere un ottimo modo per rilassarsi. Un'altra cosa che secondo me va bene sempre, va bene per tutti, è ascoltare musica. Ci sono tanti, tanti generi musicali, tutti diversi, che incontrano i gusti di tutti, quindi potete veramente ascoltare musica di qualsiasi genere di musica vi piaccia. Voi potete ascoltarla e addirittura potete associare all'ascolto della musica l'attività fisica perché potete anche ballare. Non dovete sentirvi a disagio a ballare a casa da soli perché comunque ballare è divertente, mette allegria. Quindi se c'è una canzone che vi piace, chi vi impedisce di ballare?
È una cosa comunque bella, divertente e lo potete fare anche se siete a casa, non dovete per forza andare in una scuola di ballo, bastano pochi metri di spazio e potete semplicemente fare un ballo con una canzone che vi piace di sottofondo. È un modo divertente per passare il tempo e che vi fa anche muovere un pochino. Se poi volete fare un'attività fisica un pochino più strutturata, potete utilizzare dei video che la palestra Virgin ha messo a disposizione proprio in questo periodo di quarantena. Hanno messo dei video con delle attività fisiche che potete fare tranquillamente da casa perché le hanno fatte apposta perché possano essere fruibili da casa e seguendo anche proprio i professionisti potete seguire un piano leggermente più strutturato di attività fisica. È una cosa che io vi consiglio. Io faccio sempre attività fisica quando sono in casa, ma in questo caso sono fortunata perché ho il tapirulan in casa, quindi io posso farlo proprio con un attrezzo da palestra, però anche se non lo avete, la Virgin ha pensato comunque alla possibilità di darvi dei video che voi possiate fare anche senza attrezzi. Quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito oppure sulla pagina Facebook di questa palestra perché ci sono tanti contenuti che potete scaricare, che potete comunque guardare liberamente senza dover spendere nulla. Un'altra cosa che si può fare, secondo me, approfittando di questo periodo è un corso online. Ci sono tantissimi corsi di formazione online, sia a pagamento sia gratuiti. Ci sono i corsi di lingua, ci sono i corsi di digital marketing di Google che sono gratuiti, quindi vi consiglio di andare a vedere la pagina dei corsi di Google perché soprattutto per chi magari vuole avviare un'attività digitale online, per chi ha un canale YouTube, potrebbe essere interessante seguire un corso di questo genere. Vi lascio magari il link di tutti i corsi di Google giù in info box, però ce ne sono veramente tanti. Io stavo pensando di fare quello che dà la certificazione finale, quindi quello diciamo un po' più strong perché mi interessa, quindi sto pensando insomma di fare questo corso. Oppure se magari non sapete una lingua straniera e ne volete imparare una, potete fare i corsi della De Agostini. In quel caso sono a pagamento, però ci sono tante opzioni diverse, ci sono anche dei prezzi abbastanza bassi, quindi corsi che magari durano 1 o 2 mesi e che non costano tantissimo, quindi anche quella può essere un'idea. Oppure potete seguire un corso online di qualsiasi altra disciplina, perché ce ne sono veramente tanti. E se volete fare un corso online completamente gratuito, potete seguire il corso che ho fatto io e che trovate qua su YouTube sull'interpretazione dei tarocchi di Marsiglia. Se vi interessano i tarocchi di Marsiglia, magari siete anche soltanto curiosi di vedere un po' come si interpretano, cosa significano le varie carte, così anche semplicemente per una curiosità. Potete seguirlo, quello è un corso completo, ci sono tutti i video perché li ho messi tutti dall'inizio alla fine, non dovete spendere nemmeno un centesimo e quindi potete approfittarne e guardare anche il mio corso. Quindi quella dei corsi online può essere un'altra opportunità. E poi come ultima cosa potete fare se per caso vi sentite soli e avete voglia di sentire e di vedere qualche familiare che adesso non potete raggiungere, la videochiamata con Skype o con WhatsApp. Sembra una cosa banale, probabilmente qui qualcuno dirà sai che scoperta, però a volte, anche se è così banale, non ci si pensa. Io ad esempio in questo momento non sto vedendo i miei genitori perché abbiamo deciso di proteggerci a vicenda, quindi di non incontrarci. Però l'altra volta avevo voglia di vedere mia madre, quindi ho fatto una videochiamata. Sembra una cosa banale, però 5 minuti l'ho chiamata, le ho detto: "Guarda, sono qua, sto lavorando, ci siamo viste. Mi è dispiaciuto che in quel momento mio padre non c'era, però comunque farò un'altra videochiamata quando ci sarà anche lui." E quindi insomma ho fatto questa cosa, sono stati 5 minuti carini, divertenti, ci siamo anche fatte 2 risate e quindi è stata una cosa positiva e l'ho potuto fare anche stando a casa. È ovvio che non è la stessa cosa vedersi in video e vedersi di persona, però in questo momento dobbiamo fare di necessità virtù, non abbiamo scelta, dobbiamo fare così, dobbiamo metterci buoni, starcene a casa e cercare di fare quello che ci viene chiesto e di essere dei cittadini responsabili e altruisti, perché dobbiamo pensare non sempre solo a noi stessi, ma anche agli altri. Adesso però veniamo alle cose che secondo me è meglio non fare assolutamente in questo periodo di quarantena.
La prima cosa che io vi voglio dire e vi voglio sconsigliare è quella di passare tutto il tempo a mangiare. Io dico così perché ho visto un video l'altra volta, il video di un medico, tra l'altro, che diceva che lui è in quarantena, non può uscire, non può fare niente, quindi passa le sue giornate a mangiare. Io veramente sono rimasta quasi scioccata da questa cosa perché ho pensato con tutte le possibilità che ci sono, con tutte le cose che si potrebbero fare stando a casa, lui passa le sue giornate a mangiare. No, questo ragazzi non fatelo. Questo è sconsigliato perché il cibo non serve per riempire i vuoti, non serve per riempire la solitudine, serve solo per nutrirsi. Quindi mangiate se avete fame, ma fame vera, fame biologica, non perché vi sentite soli, annoiati, perché non sapete cosa fare. Quindi vi prego, ragazzi, non passate tutta la giornata a mangiare perché questo è dannoso per la vostra salute ed è controproducente. Ci sono tantissime altre cose piacevoli che si possono fare. Un'altra cosa da non fare assolutamente è farsi prendere dal panico. Non fatevi prendere dal panico perché comunque il fatto che ci sia un'epidemia in corso e tutte le notizie che ci arrivano dai telegiornali e dai medici, comunque un po' rassicura, ma un po' allarmano perché ci sono anche tante cose contraddittorie, diciamoci la verità, c'è chi dice che non è grave, c'è chi dice che lo è, quindi insomma queste cose poi spaventano ed è facile farsi prendere dal panico. Non fatelo, se vi prende il panico cominciate a distrarvi facendo una delle cose che vi ho detto prima, quindi una di quelle attività di cui abbiamo parlato finora. Un'altra cosa da non fare è lasciare le giornate vuote, magari stando seduti sul divano tutto il tempo a guardare soltanto Facebook, soltanto il cellulare. Non fatelo, fate qualcosa di attivo, fate qualcosa che davvero possa dare un senso a tutto quello che sta succedendo. Perché se noi troviamo il modo di dare un senso a tutto questo, alla fine della quarantena avrete anche fatto magari qualcosa di utile, di divertente e di carino. Quindi cerchiamo di avere per quanto possibile dei ricordi piacevoli e non dei ricordi spiacevoli. Un'altra cosa da non fare assolutamente è stare tutto il tempo a dormire, tutto il tempo a letto. Non fatelo, a meno che non siate malati, ovviamente, quindi in quel caso fatelo perché vi riprenderete più velocemente. Ma se siete sani, non avete nulla, non passate le vostre giornate a dormire perché, è veramente il modo migliore per andare proprio giù di morale e per spegnervi, quindi non fatelo. Ultima cosa da non fare, che un po' è collegata a quella che dicevo prima, non state tutto il giorno in pigiama, perché è vero che se si sta a casa magari non si sente tanto l'obbligo di vestirsi, però io vi consiglio di vestirvi. Perché se state in pigiama sembra proprio una cosa negativa, una cosa comunque da malattia, una cosa che secondo me è controproducente e non vi fa mettere nell'ottica che la vostra giornata può essere invece attiva. Quindi io vi consiglio di vestirvi, almeno per una parte della giornata, insomma, dedicate qualche spazio della vostra giornata a fare qualche cosa e non fatelo in pigiama, ma fatelo vestiti, perché sembra veramente una banalità, ma vi assicuro che queste sono quelle piccole cose che fanno la differenza. Ovviamente questa è solo la mia opinione, sono delle idee che io volevo condividere con voi, però fatemi sapere nei commenti, magari se avete qualche altra idea, se secondo voi c'è un altro modo in cui si potrebbe passare il tempo restando a casa. Però mi raccomando, buon senso, responsabilità e altruismo. Pensiamo anche agli altri. Da parte mia io vi posso dire, io resto a casa. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.